Amici di Valdo TV, ben ritrovati. Immancabilmente ci troviamo oggi 2 luglio qui a Feltre per la chiusura ufficiale della Mostra dell'Artigianato ed anche per l'apertura invece ufficiale del 15° Mondiale di Parapendio Monte Avena. La folla lascerà spazio ad una coloratissima parata che vedrà coinvolti i colori di 48 squadre nazionali che parteciperanno al Mondiale. Dalle ore 19 una coloratissima sfilata si impadronirà della scena con sventolanti bandiere rappresentanti le 48 squadre nazionali partecipanti al Mondiale Monte Avena. 4 saranno i filoni di corteo sportivo che, passando tra le principali e le pittoresche vie cittadine di Feltre, culmineranno la propria sfilata con un saluto in Piazza Maggiore, arena principale ove ammirare le bellezze e gli angoli più suggestivi della cittadella. Assieme agli atleti, animeranno l'atmosfera di festa i quartieri protagonisti del Palio di Feltre, che con i loro tamburi, le coreografie, ma soprattutto il loro carisma, sono ormai quasi pronti per il consueto appuntamento d'agosto nel Feltrino. Ricordiamo ai nostri telespettatori che per tutto il periodo di durata dell'evento, ovvero ufficialmente da oggi fino al 15 di luglio, molte saranno le iniziative ed i momenti da non perdere nell'estate del Mondiale Monte Avena 2017. In località Boscherai, a Pedavena, sarà possibile tutti i giorni, sia pranzo che cena, degustare piatti tipici del territorio e sorseggiare la mitica birra Dolomiti, con sullo sfondo le dirette ufficiali delle gare su maxi schermo. Attivo per tutta la durata della manifestazione l'Express Dolomiti, trenino turistico su gomma che percorre le bellezze del territorio collegando Pedavena e Feltre. Tutti i giorni si potranno effettuare su prenotazione un volo di parapendio con pilota abilitato e approfittare delle iniziative varie proposte per scoprire il meraviglioso territorio della Val Belluna. Sempre a Boscherai, presso gli impianti sportivi Monte Avena Dolomiti Expo, villaggio del parco con esposizione e vendita di prodotti tipici. Presso il Palazzo Guarnieri, fino al 15 di agosto, non dimenticate l'apertura della mostra su Leonardo da Vinci. Squadre nazionali, numerosissimi volontari e qualche migliaio di spettatori si sono incontrati oggi qui in Piazza Maggiore a Feltre. È successa una magia e non ci resta che salutarvi e arrivederci al prossimo servizio.